Tanto complimenti, perché questo punto somiglia da vicino proprio tanto a una vittoria. Sì, no, oddio. A livello psicologico sì, è un buon risultato. Da fiducia, diciamo così, da fiducia perché i ragazzi hanno dato il massimo di loro stessi, hanno fatto sì di fare una buona gara a Roma, quindi non era facile, non perché la Roma fosse, per l'ambiente, la settimana, cambio allenatore, molta tensione, dicevano tutti che eravamo una vittima quasi predestinata, invece i ragazzi hanno dimostrato anche di avere carattere, di essere sul pezzo, di capire le situazioni e hanno decisamente meritato questo punto perché stanno producendo un grande sforzo in questo momento qua, anche le partite col Palermo, con l'Empoli, non tenendo meno di molto meno di quello che potevano tenere in base ai risultati proprio numerici. E il cambio di modulo deciso in base a cosa oggi? Al rendimento del primo tempo. Per fare un 3-4-3 bisogna essere più coraggiosi, bisogna essere, probabilmente bisogna lavorarci di più, ecco, diciamo così. Il secondo tempo è stato un aumento di densità in mezzo al campo, secondo il mio punto di vista. Ha dato meno spazio loro, trequartista, di inserirsi dentro la linea difensiva. Abbiamo sofferto il giusto, però abbiamo anche rubato molti palloni in più e abbiamo avuto una situazione da gol molto più importante. Quindi direi che il secondo tempo è il nostro modello di gioco. E lo manterremo, anche se noi facciamo sempre un 4-4-2, ma un po' abbastanza strano in questo momento qua. Penso che con un giocatore di ruolo, due esterni di ruolo, due interni che sappiano andare dentro, anche devono ancora imparare, secondo me, ad andare dentro un po' di più come concetto. Cosa può avere soluzioni d'attacco molto importanti e avere anche un equilibrio difensivo abbastanza solido. Ecco, a proposito di esterni, ottimo Ciole che ci ha messo lo zampione al rigore, molto bene anche Rebic oggi che era il debutto. Mi ha preso un giocatore che potesse darci profondità, avesse piede per un grande palo, proprio un gran destro della zona preferita, ma quello a cui bisogna dare atto, io penso che Čolek sia il giocatore che è cresciuto in modo esponenziale in questo momento, perché ha passo, ha forza, ha dribbling, ha qualità importanti per il gioco attuale del calcio. Deve migliorare un po' le cose che sono le sue, che si possono migliorare, la tecnica qualche volta, il movimento qualche volta senza palla in chiave di chiusura, però la forza che ha lui, è, oggi ne sa qualcosa digne sulla destra, mi sembra che abbia fatto, se lo sognerà stanotte, perché il ragazzo veramente ha delle qualità per me importanti e in questo momento qui per Verona è un giocatore non fondamentale, per non tutti fondamentale, però per la sua velocità, per la sua aggressività nello spazio è abbastanza importante. Ieri ci dicevi che insomma oggi inizia un nuovo campionato, è iniziato sì. Bene. Si poteva iniziare meglio, perché se noi in finale sfruttavamo quella scuola di partenza con una giocata diversa da quella che abbiamo fatto, secondo me la partita finiva 2-1 alla fine, perché avevamo una situazione su un calcio d'angolo, una ripartenza con 4-1, abbiamo scelto la soluzione meno adatta. Abbiamo scelto una soluzione, però noi dobbiamo imparare a scegliere la migliore delle soluzioni e il passaggio futuro sarà questo, la scelta della soluzione migliore per fare male agli altri. Che pressione ha fatto la Roma? Beh, ha passato una settimana molto difficile, molto complicata, perché i cambi allenatori comunque scombussolano un po'. Sta data probabilmente meno importanza alla partita, più importanza alle situazioni che si verificano all'esterno. Non penso questo di Luciano, perché Luciano la partita l'ha preparata sicuramente bene, perché sapeva di affrontare una squadra che stava giocando bene ultimamente. E paga il momento difficile, paga il momento di cambio. La Roma è un ambiente dove tu devi vincere. E quindi è chiaro che in questo momento qua la delusione è ancora più feroce. Ma io penso però che abbia giocatori importanti, un allenatore sa il fatto suo, conosce l'ambiente, che è importante, e saprà sicuramente dare alla Roma quei risultati che tutta Roma si aspettano. È chiaro che la Roma è una città ed è una società che vuole vincere il campionato. E questo mi sembra una cosa basilare per il futuro. Lei che ha allenato la Roma, perché è così difficile questa piazza? Dipende, i grandi cambiamenti, io sono venuto qua, sono dei grandi cambiamenti, no? Lì è stato fuori dalla Coppa dei Campioni per la monetina, ci sono situazioni un po' difficili. Ci vuole del tempo. Il tempo, penso sia il tempo quello che è dannoso. Per creare una squadra di calcio ci vuole del tempo, la Juve ci ha messo tanto tempo a farla, a ricrearla, poi quando l'ha creata l'ha mantenuta. Poi c'è un passaggio fondamentale, non si può ottenere tutto subito, bisogna avere del tempo, avere fiducia nell'allenatore o nella società che te la guida. E io penso che in questo momento qui la società, l'allenatore, lo staff, la gente stessa che gli dà una mano abbiano la possibilità di uscire fuori da questo momento delicato e riprendere la marcia che è abituata a vedere a Roma, cioè Roma vincente, ha ancora il passaggio del turno in Coppa dei Campioni, fatto importante che è quello. E quindi si giocherà tutto nelle partite.
Oggi poteva fare due pali, poteva anche vincere la partita, no? Però anche noi abbiamo fatto un palo, potevamo vincere. Quindi la barca adesso sta girando un po' anche per noi e per loro, un po' diversa. Il predominio sulla corsia destra con Scholek su Digne è stato qualcosa di studiato, nel senso che è stato individuato lì il punto debole della Roma, o si è delineato in campo? No. Io penso che l'attacco allo spazio sugli esterni, la Roma studiando aveva nella chiusura esterna l'uno contro uno lo soffriva, ma sia a destra sia a sinistra. Direi che in questo momento qui l'hanno fatto molto bene, anche se Digne qualcuno di buono ha fatto in chiave d'attacco, perché ha creato anche lui problemi quando andava avanti. Però la forza di questo ragazzo qua ha fatto sì che lui avesse più timore di andare avanti che non di fermarsi e aspettarlo. Sul mercato quali sono le priorità? Ma adesso è un difensore, per adesso soprattutto noi più che mercato, il Verona deve recuperare i giocatori che ha fuori, che già con quello faremo mercato.